Siamo tornati, lettrici e lettori del Sicilia.it, dopo la pausa di agosto e anche noi, il primo settembre, torniamo con Bar Sicilia alla 74esima puntata. Oggi abbiamo, Maurizio, due ospiti, due colleghi, Giulio Ambrosetti, cronista storico del giornale L'Ora, direttore dell'Inchiesta per tanto tempo e adesso direttore e animatore di Nuovi Vespri, questo blog di battaglia come possiamo vedere sui social, e Nino Amadore collega del Sole 24 Ore, quindi avrete capito che questa è una puntata dal taglio politico economico. Perché? Perché insomma delle scorse ore, degli scorsi giorni, chiaramente la notizia del nuovo governo, il Conte bis come qualcuno malizioso lo chiama, o il nuovo governo Conte, il Movimento 5 Stelle col PD, l'incarico è stato dato da Mattarella, insomma a giorni nascerà il governo in modo ufficiale, sono state fatte le consultazioni, la lista dei ministri in questo momento sta per essere composta, tutto sembra andare in questa direzione. Insomma, è stata un'estate calda, ma non soltanto per le temperature qua della Sicilia, quanto perché la politica, tranne quella siciliana, vabbè, ma quello diciamo si sa, non è andata in vacanza. I palazzi romani sono stati affollati anche praticamente a Ferragosto, se non per 3-4 giorni, per tutto il casino che è successo. E adesso che succede, Maurizio? Caro Alberto, abbiamo un nuovo governo e avremo un governo per volontà delle persone, dei politici che lo stanno promuovendo, un governo nato per loro dichiarazione. Per non aumentare l'IVA? Assolutamente no. Un governo nato per non far vincere il centrodestra. Così ha dichiarato Renzi, così ha dichiarato Di Maio, così hanno dichiarato i maggiorenti della sinistra e anche non della sinistra, 5 Stelle. Quindi c'è attenzione a non far vincere la democrazia. Ora probabilmente un governo di centrodestra sarà bello, sarà brutto, Salvini sarà tremendo, Renzi sarà pessimo, tutto quello che volete voi. Ma non è che la volontà popolare è buona quando si vota per quello che vuole un politico. Si può fare un governo per migliorare la situazione economica, Giulio. Si può fare un governo perché uno ha un programma alternativo. Ma fare un governo perché la volontà popolare possa non essere in linea con quelli che lo stanno costituendo, secondo me non è democrazia. Che ne pensi? Sono perfettamente d'accordo con te. In effetti il voto sarebbe stato l'esito più giusto dopo questa stranissima crisi. Io però vorrei aggiungere qualcosa a proposito di questa crisi, così per l'esperienza che ho maturato nel corso degli anni, occupandomi purtroppo, ahimè, per lavoro di politica, perché non sono nato cronista politico, io mi occupavo di economia all'inizio della mia carriera, ho imparato una cosa, che più semplici sono le letture dei fatti politici, più complessi sono gli scenari che ci stanno dietro. Questa è una cosa che io ho imparato. In questa crisi, che tu giustamente hai, come dire, stigmatizzato in termini di antidemocraticità, c'è qualcosa che mi ricorda un po' Dürrenmatt, uno scrittore svizzero, e mi ricorda in particolare un racconto di Dürrenmatt, La morte della pizia. È un racconto bellissimo in cui si inseguono due o tre tesi, la storia è una, ma le interpretazioni sono due o tre, e ogni interpretazione ha una propria ragion d'essere, sembra logica, e una persona non riesce a capire quale sia alla fine quella giusta, e quindi rimane, e questa è la caratteristica di Dürrenmatt, rimane l'enigma. Questa crisi, credetemi, è enigmatica. Io non credo che chi arriva a quel livello, come Salvini, possa avere commesso un errore così marchiano. A mio avviso ci deve essere qualche cosa che a noi sfugge, fermo restando, e qui hai ragione tu, che quello che sta succedendo non è bello. Ripeto, a mio avviso davanti a una... Quindi tu dici c'è una strategia dietro questa volontà di Salvini di fare cadere questo governo? Guarda, ieri ho passato una nota scritta dall'Altra Sicilia. L'Altra Sicilia sono dei miei amici sicilianisti di lunghissima data, in cui si adombra una tesi stranissima, citando, non lo citano, ma è chiaro che chi ha letto Il Padrino se lo capisce subito,
Qual è la tesi di fondo di questa nota che vi invito a leggere? È che Salvini possa avere ricevuto un'offerta che non ha potuto rifiutare praticamente, e quindi si sarebbe inventato tutta questa sceneggiata probabilmente perché gli sarebbe arrivata questa offerta. È vero, non è vero? Ribadisco, come in un racconto di Dürrematt, tutte le tesi sono razionali, vanno bene, sono buone, e a mio avviso però c'è qualche cosa che sfugge. Sì, è vero quello che dici tu, Maurizio. Probabilmente il collante che ha messo insieme il diavolo dell'acqua santa, 5 Stelle e PD. Però dico, penso che chiunque al posto del PD in quel momento, quando gli si offre su un piatto d'argento la possibilità di tornare al governo dopo avere perso le scorse elezioni politiche, perché diciamolo, era reduce, si leccava le ferite il PD dopo il referendum costituzionale andato a male, eccetera. Insomma, penso che chiunque al posto del PD avrebbe accettato di fare il governo col Movimento 5 Stelle. Sarà dura, semmai, forse per il Movimento 5 Stelle andare a spiegare nel tempo ai suoi simpatizzanti, ai suoi attivisti, che è quello che fino a ieri era il partito dei mostri di Bibbiano, il partito del salvabanche, della Fornero, da oggi è l'alleato di governo. Cioè, quello è interessante capire come nei mesi prossimi, nei mesi successivi alla nascita del governo, il Movimento 5 Stelle saprà in qualche modo pareggiare i colpi. E poi c'è anche un dato politico, secondo me. La figura di Conte, al di là di quello che vogliamo dire, si è anche detto che è l'uomo dei poteri forti, tutto quello che vogliamo, ma al di là di queste note che sono più da ring politico, insomma, giusto o sbagliato non si sa, ma la figura di Conte pone un problema grosso a questo punto, sempre all'interno del Movimento 5 Stelle, ma direi all'interno delle varie coalizioni. Cioè, Conte di fatto ha oscurato i leader grillini, da Di Maio, Di Battista, lo stesso Davide Casaleggio, tanto è vero che l'unico che è intervenuto sempre a gamba tesa nel periodo della crisi è stato Beppe Grillo, dall'alto della sua spiaggia ligure. E quindi Conte si pone come leader politico a questo punto, non più l'uomo messo lì che garantiva Lega e 5 Stelle, un po' oscillando un po' di qua, un po' di là. Conte diventa interlocutore politico, e questo è un problema, tra virgolette, con cui i grillini dovranno fare i conti prima o poi, ma io direi anche il centrosinistra, perché a seconda di come lavorerà diventerà molto gradito anche a un elettorato di centrosinistra che non ha avuto in questi anni riferimenti se non Renzi, poi è caduto in bassa fortuna. Quindi è un po' uno sconvolgimento dell'agone politico. Che ne pensi? Chiediamo a Nino. Bah, io dissento un po' dal ragionamento che è stato fatto fin qui, nel senso che è vero che la Lega ha avuto, diciamo, un grande successo elettorale alle elezioni europee, ma è pur vero che considerare come base per la volontà popolare, per il Parlamento italiano, le elezioni europee forse non è esattamente corretto. La nuova maggioranza nasce nell'ambito, nell'alveo del Parlamento, quindi secondo regole costituzionali che noi abbiamo, e quindi è possibile farla. Se si fa è perché è possibile farla. Poi, diciamo, quella cosa, quel ragionamento che fa Giulio ha un suo perché, ha una sua logica, perché anch'io non credo che Salvini sia così imbecille da aver provocato una crisi di questo tipo nel pieno, nel cuore di agosto, con errori che un leader politico non sarebbe, diciamo, in condizione di fare. Se fa tali errori, forse è il caso di ritirarsi, di cambiare mestiere. Invece no, secondo me c'è dell'altro. Cosa e quale possa essere quest'altro, è difficile capirlo. Noi abbiamo sempre in sospeso la vicenda russa, i rapporti con Putin, uno scenario internazionale abbastanza complesso, Trump che benedice Giuseppi, abbiamo una serie di vicende che sono delle vicende che sfuggono un po', che sfuggono, impercettibili, strane. Non possiamo dimenticare che l'Italia in una strategia complessiva mondiale è un paese importante, un paese fondamentale, un po' per la posizione geografica, un po' per gli interessi che l'Italia ha nel mondo e per gli interessi degli altri in Italia, e quindi non possiamo fare a meno di immaginare qualche altro scenario. Intanto c'è un dato economico pure, che spread che cala, le borse funzionano,
guarda caso già è successo questo dopo poche ore della crisi, tutta la situazione economica sembra sia arrinata, cioè senza fare niente, un miracolo. Questa è una cosa sorprendente, le borse in genere ragionano sul futuro, sono predittive, chi investe, chi gestisce i portafogli ragiona sul medio periodo, non ragiona sull'immediato, e quindi questa è una fiducia di lungo periodo, se vogliamo dirla tutta. Parliamo, diciamo, per esempio il dato della Borsa di Milano che cresce, no? che ha valori positivi, mentre lo spread scende. Si riduce. Abbiamo la Germania che è in una fase di recessione. C'è una situazione europea diversa. Ieri gli analisti ragionavano su questo nuovo rapporto che si può costruire con la Commissione europea. I grillini e il PD sono stati determinanti per l'elezione del presidente della Commissione, della presidente Ursula, il famoso modello Prodi, no? Quello che il Prodi ha lanciato. La maggioranza Ursula. Sì, due giorni fa Huffington Post diceva il vero vincitore è Prodi. Il vero vincitore. Oggi c'è un pezzo molto interessante sul Fatto Quotidiano, su questo fenomeno Prodi che torna e che riesce a mettere diciamo insieme, da buon democristiano, il diavolo e l'acqua santa, forse Giulio, così per ricordare diciamo le nostre cose di gioventù, forse questa è un'operazione, come possiamo dire, molto morotea, molto democristiana, diciamo di mediazione. Mi ha colpito, diciamo, la definizione di governo giallo-rosa. Una lettura è anche quella che forse c'è chi dice che Salvini sperava in Zingaretti, perché anche le elezioni sarebbero convenute al segretario del PD per fare un po' di pulizia interna nel suo partito e sostanzialmente mettere nelle liste i suoi sostenitori interni e non i renziani, di cui invece il Parlamento è pieno zeppo attualmente. Quindi chissà se magari Salvini non avesse fatto affidamento su questa, anche alla luce di quello che la direzione nazionale del PD i primi di agosto aveva votato dicendo mai con i 5 Stelle, quindi come una sorta di via libera alla crisi in un certo senso, salvo poi 10 giorni dopo rimangiarsi quel mai con i 5 Stelle, così come i 5 Stelle si sono rimangiati il mai col PD. Quindi o era una trappola oppure chi lo sa. Però secondo te, Giulio, che succederà nel PD ora per il neo segretario Zingaretti? Guarda, per quello che si è capito giusto di questa crisi, l'impressione che si ricava è che Nicola Zingaretti questo passaggio politico lo stia subendo. Non credo che sia entusiasta di questo governo, ma per un motivo semplicissimo, perché il gruppo parlamentare per il 75%, i gruppi parlamentari di Camera e Senato per il 75% sono controllati da Renzi. Questo che significa? Significa che il governo che sta nascendo, e che non nascerà presto ma ci vorranno giorni e giorni per dirimere le questioni, le diatribe sui ministeri, giusto? Il governo che nascerà sarà ostaggio di Renzi. Acutamente ieri l'onorevole Calogero Mannino, l'ex ministro, ha detto una cosa molto, molto profonda, molto, molto acuta, ha detto attenzione perché qua in questo passaggio politico il vero vincitore è Renzi, che si è ripreso il PD. Ma se è così, allora Zingaretti, il rinnovamento e il suo ruolo e la sua immagine si vanno a fare benedire ancora prima di nascere. Sarà una battaglia, no? Attenzione, in questo governo avremo due conflitti. Un conflitto interno al PD, dove evidentemente, hai detto benissimo, dove evidentemente ci sarà uno scontro tra Zingaretti che cercherà di non farsi sfilare il partito, perché di questo qua si tratta, pur essendo segretario, e Renzi che cercherà invece di mettere dei paletti, quindi utilizzeranno il governo per cercare ognuno di guadagnare posizioni all'interno delle proprie posizioni. Giulio, ma la sinistra è stata mai in pace con se stessa? Io non me lo ricordo, maggioranza, opposizione, l'indomani litigano però, sull'acqua calda e sull'acqua fredda, però attenzione, litigano su tutto. Attenzione, ma la sinistra, il PD è di sinistra, quindi ecco, questo è il vero tema. Cioè, il PD, secondo me, sapete di cosa dovrà avere paura? Non sto esagerando. Una forza politica che non si è presentata alle elezioni europee, che si chiama Potere al Popolo, nel silenzio generale, io invece la seguo sui blog perché seguo molto queste cose, si sta molto radicando nel territorio, molto radicando.
non si sono presentati alle europee perché era impossibile raccogliere 180.000 firme, giusto? È impossibile. Chi ha fatto questa legge per le elezioni europee è un truffaldino, perché 180.000 firme non si possono raccogliere in 2 mesi, in 3 mesi. L'ha detto anche la leader di Più Europa, come si chiama? Emma Bonino, non è che lo sto dicendo io. Quindi questa forza politica non si è potuta presentare. Alle prossime elezioni politiche Potere al Popolo si presenterà, io ne sono sicuro. E io vi garantisco che a sinistra ci sarà un'emorra, a sinistra, nel PD ci sarà un'emorragia di voti verso Potere al Popolo. Signori, dobbiamo essere seri. Il PD nasce per i 2/3 ex-PC, per 1/3 gli ex democristiani. Che però hanno preso l'egemonia. Giusto, che però hanno, che poi con Renzi hanno preso l'egemonia. Nino, una domanda. Ma l'elettorato del PC c'è ancora dentro il PD. Quindi appena si fonda un partito di sinistra, hai detto bene tu, la sinistra, ma la sinistra intanto voterà a sinistra. Giulio, in tutto questo non abbiamo parlato di Leu, che è stata riesumata per fare il governo, forse con un ministero a grasso, ma comunque dico, questo è un altro problema. Danilo, invece volevo chiedere, secondo te le sorti e gli equilibri di questo nascituro governo da cosa dipenderanno? Dalle scelte che verranno fatte anche dal presidente Conte, o proprio dagli umori interni ai partiti e direi soprattutto all'interno del PD? Perché dico, io immagino che i 5 Stelle non vorranno mai staccare la spina a questo governo, perché tutti i dati sono univoci, secondo i quali 3/4 dei deputati e senatori 5 Stelle non sarebbero riconfermati, quindi loro hanno nessun interesse. Da chi dipenderà le sorti di questo governo? Penso che la tenuta del governo dipenderà dalla capacità che questo governo avrà di dare risposte al paese. Allora, la divisione tra 5 Stelle e Lega, che sfugge perché poi, per carità, non è che tutti seguono, è anche una divisione che sta dentro l'economia, che sta dentro i sistemi organizzati dell'economia. La Lega, per esempio, ha anche, diciamo, lì il vero leader, diciamoci la verità, perché poi alla fine la vera testa pensante è Zaia, non è che quello che tiene i rapporti con il mondo economico, quello che è stato ministro, ha saputo costruire, governatore del Veneto, e ha saputo costruire delle relazioni importanti col mondo imprenditoriale, non solo pezzi di Confindustria del Veneto, insomma, che hanno già dichiarato in passato, hanno fatto outing, diciamola così, insomma, in maniera un po' sbagliata, però diciamola così. Ma ci sono anche pezzi del mondo agricolo, insomma, un sistema. Poi c'è l'area di Bagnaia e di Borghi, che guarda anche a degli equilibri geopolitici diversi. E poi c'è un altro mondo, c'è l'altro mondo che è quello del sindacato, dell'altro pezzo, cioè del sistema paese. Ora, oggi, in verità, al di là, diciamo, delle discussioni, delle chiacchiere politiche, o comunque, diciamo, delle analisi che sono legittime, sono corrette, ci sono alcuni problemi concreti che vanno risolti, e questo forse è il punto su cui bisognerà fare un ragionamento. Sono i nodi, cioè sbloccare il paese, fare delle scelte di lungo periodo. Per esempio, il governo precedente aveva trascurato Industria 4.0. Secondo me Industria 4.0, che poi si è visto anche dai dati, l'Italia è uno dei paesi, nei primi paesi al mondo per la produzione di macchine, diciamo, evolute. Industria 4.0, secondo me, è una delle riforme importanti che è stata fatta dal governo Gentiloni e che ha portato dei risultati concreti e importanti all'interno, nel paese. Ci sono anche altre questioni, ci sono le infrastrutture. Sulle infrastrutture il ragionamento va fatto, e velocemente, perché non si può tenere un paese bloccato. Al di là del fatto, poi, la Torino-Lione, mi piace, non mi piace, va fatta così, va fatta colà. Lì verranno i nodi ulteriormente. Lì è fondamentale capire chi è che farà il ministro. Ma vogliamo parlare un pochettino di Sicilia. Allora, mi piacerebbe ascoltare da voi un fatto. Ci stavo arrivando, Maurizio, perché è una cosa che mi diverte. Ma perché qua parliamo di massimi sistemi, poi noi la mattina ci svegliamo, chi abita a Catania, in via Etnea, si sveglia e va a mangiare il suo arancino, noi mangiamo la nostra arancina, ma qui in Sicilia... Che l'arancina dopo il risveglio, diciamo, è sì, tutto un programma. Alle 6 del mattino ci sta insieme al latte una bella arancina. Ma allora, c'è chi dice, lascio a voi l'analisi, Governo Renzi cosa ha fatto per la Sicilia?
C'è chi dice niente, io parlo non di promesse, non di poste economico, non di capitoli di spesa, ma cose fatte, cose che si possono toccare con mano. Il governo giallo-verde, 5 Stelle con la Lega, cosa ha fatto per la Sicilia, tranne l'autorità portuale di Messina che il governo Renzi aveva bocciato? Ecco, il governo giallo-verde ha fatto, ma altre cose tangibili per la Sicilia zero. Questo governo per la Sicilia, e mi rifaccio a quello che hai detto, infrastrutture che per noi siciliani sono il fondamento, quindi porti, aeroporti, strade, per l'industria siciliana da Blue Tech fino a tutti i call center e Gela e altro, Almaviva, tutto questo vediamo che negli ultimi anni, quindi tocco tutti i governi, non ne faccio una questione di destra o di sinistra, quindi partigiani che ci vogliono dire che noi siamo di destra ogni tanto per qualche articolo o altri che ci dicono che siamo di sinistra per qualche altro articolo, saranno tutti contenti, ma alla fine i governi passati io non vedo grandi cose per la Sicilia e non la vedo nel centro del programma. Mi sembra che neanche qui, addirittura ho letto delle dichiarazioni di alcuni parlamentari che hanno detto ma come mai Conte nelle sue dichiarazioni non ha mai citato, fin dalla dichiarazione al Senato della sfiducia a Salvini che chiamava così la parola mafia, ma non hanno citato tante altre cose. La Sicilia non c'è. Nino e Giulio. Guarda, ci sono alcune cose che secondo me occorre anche un po' ricordare. Voi ricorderete la visita di Renzi a Palermo per presentare il famoso patto. Visitò un'azienda che poi è fallita. Ha visitato solo un'azienda. A Isola delle Femmine. Sì, a Isola delle Femmine che poi è fallita. Ora, una sola ne visitò. Meno male. Io questo non lo dico, però se ne avesse visitate tre saremmo veramente al default. L'idea comunque dei patti per finanziare le opere cantierabili andava bene. Insomma, era un'idea, era il patto per la Sicilia con una serie di, forse un libro dei sogni se vuoi, scorrendo tutte quelle opere da finanziare. Il punto è che ogni volta che poi capita, è capitato con Renzi, però insomma non è la prima volta, è come se a un certo punto la questione si inceppasse, è come se non ci fosse più la capacità, una volta presentato, fatto l'evento, è come dire, è come due che si sposano, fanno la festa, invitano gli amici, ma poi alla fine non hanno figli, non va avanti, la specie si ferma e magari divorziano. Ecco, noi siamo di volta in volta, usando questa metafora matrimoniale, siamo di volta in volta con la grande festa, la conferenza stampa, i giornalisti, magari la fatica, però poi alla fine tutto resta. C'è un limite che è sicuramente il limite della classe dirigente locale, su cui secondo me un ragionamento, Giulio che è più esperto di me su questo potrà dire tante cose, non esageriamo, che va fatto, e comunque l'attenzione per la Sicilia è sempre un'attenzione ormai sempre più marginale, cioè, perché forse non è ritenuta centrale o meglio, cioè, io ho notato una certa attività da parte del Movimento 5 Stelle nell'ultimo anno, perché poi considerano un po' la Sicilia il loro granaio di voti, di raccolta, però un po' debole, perché poi alla fine le visite di Toninelli, purtroppo, insomma, lo dico con molto rispetto per un ministro. Hanno sortito il nulla mescolato col niente. Sì, io ho fatto... Su me ci l'ha definita una disgrazia, una tragedia, Toninelli. Quella visita sulla 640 per inaugurare, non ho capito bene cosa, cioè hanno portato il Presidente del Consiglio a visitare una roba che non c'era, è una cosa aerea, astratta. Io ho fatto un pezzo sul Sole raccontando, vengono a inaugurare un'opera fatta da altri, sbloccata da altri, perché lì non c'era niente da fare, era proprio una passerella sotto la pioggia, cioè una cosa incredibile, no Giulio? Giulio, ma secondo te il presidente Musumeci adesso con questo nuovo governo come si dovrà porre e che vita avrà? Ma penso che avrà una vita molto difficile, perché si troverà a che fare con un governo che non è in sintonia
con le posizioni che lui ha preso, ha assunto nel corso di questi 2 anni, quanto sono 2 anni di governo. Comunque, per rispondere al nostro amico sulla mia destra, vorrei dire una cosa. Non è vero che il governo Renzi non ha fatto niente per la Sicilia. Il governo Renzi ha fatto danni enormi alla Sicilia. Famoso mutuo, ricordiamo. Attenzione, il patto per la Sicilia, il patto per Palermo, il patto per Catania, il patto per Messina, questi soldi stanziati in parte sulla carta, in realtà sono nemmeno un ventesimo dei soldi che il governo Renzi, a partire dal 2014, ha tolto alla Sicilia. Io devo ricordare, perché faccio questo lavoro, il patto del giugno 2014, con il quale Crocetta, l'ex presidente della regione, blocca gli effetti di una sentenza della Corte Costituzionale, cosa unica. Solitamente la Corte Costituzionale, ogni volta che si pronuncia, va contro la regione, soprattutto per le questioni finanziarie. Quella sentenza importantissima dava ragione alla regione siciliana e gli dava un sacco di soldi, circa 5 miliardi, per motivi che io non ho mai capito. Crocetta va a firmare un patto a Roma e blocca questi 5 miliardi e blocca gli effetti successivi. Poi c'è il patto del 2016, con il quale questi, sapete cosa fanno? Per bloccare sempre gli effetti di questa sentenza, vanno a stravolgere le norme di attuazione dell'articolo 36 dello statuto, non potendo cambiare lo statuto perché ci vuole una legge costituzionale, no? Quindi il passaggio era complesso. Alterano, cambiano le norme di attuazione dell'articolo 36 e ci fottono un'altra barca di soldi. Ricordiamo che l'assessore al ramo competente era l'assessore renziano, sì, faraoniano, sì, il dottor Baccelli. Il dottor Alessandro Baccelli, pare che si chiama. C'è una cosa assurda: io, quando mi sono andato a leggere la modifica di queste norme di attuazione dell'articolo 36, mi sono messo le mani nei capelli e ho detto, ma sono impazziti. E ragazzi, l'ha votato l'Assemblea regionale siciliana queste modifiche, e poi il Parlamento nazionale, i parlamentari siciliani da me interpellati a uno, chiamati al telefono, e gli dicevo, ma state andando a votare questa cosa contro di noi? Ma abbiamo ordini di fare. Tra l'altro, non vorrei dire, Giulio, alcuni di quei parlamentari che votarono questo provvedimento di Baccei Crocetta oggi ce li ritroviamo con il centrodestra. Sì, e poi c'è un'ultima cosa importante. Badate che noi dal 2014, queste cose le dovresti sapere pure tu, anzi le sai meglio di me, le regioni pagano un contributo annuo per fronteggiare i problemi economici nazionali. Voi lo sapete che noi ancora oggi paghiamo 1.344 milioni di euro all'anno, quasi quanto la Lombardia, con la differenza che noi abbiamo 5 milioni di abitanti e la Lombardia ne ha 10 milioni, che noi abbiamo un reddito pro capite che è tra i più bassi d'Europa, non a caso siamo regione a obiettivo convergenza, e in Lombardia hanno un reddito pro capite che è di più, 4 volte quello siciliano, e paghiamo la stessa cifra che l'attuale governo nazionale. Queste cose vanno dette. Il governo di Grillini e leghisti hanno assolutamente certificato quello che ha fatto il governo Renzi. Quindi non è vero che il governo Renzi ha penalizzato la Sicilia e i Grillini e leghisti ci hanno favorito. Ci hanno sdirrupato, come per dire in siciliano, perché quello che ha fatto Villarosa, giusto, è una delle cose più assurde che io abbia visto da sottosegretario, ed è messinese, siciliano. Alessio Villarosa, sì, Movimento 5 sì, Stelle, provincia di Messina. Quindi io vi devo dire, sulla questione finanziaria, noi siamo tartassati da qualunque governo arriva, destra, sinistra, centro, grillino, leghista. Giulio, interrompo la tua veemenza. E quindi, Nino? E quindi cosa? Quindi se al netto di ciò che ha detto Giulio, che in realtà, diciamo, è una fotografia appassionata di ciò che è successo e di ciò che, diciamo, potrebbe avvenire, secondo te, da comunque osservatore economico, questo governo rispetto alla Sicilia cosa potrebbe e dovrebbe fare? Ma guarda, a me basterebbe intanto che cominciasse a risolvere i problemi della Blue Tech, per esempio, immaginando una cosa seria, però, che stia anche di Almaviva volendo, e che magari intervenisse su questa vicenda di Almaviva, perché lì il conflitto è all'interno, anche che coinvolge aziende importanti dello Stato, cioè in cui lo Stato è presente, Enel e altre, insomma, che ci sia un intervento, e sia un intervento intanto per cominciare a eliminare le emergenze, e poi per immaginare per la Sicilia diciamo, spingendo, che so, magari le ferrovie a fare gli investimenti che vanno fatti per modernizzare il nostro sistema, il territorio, per fare di questa terra una terra
di sviluppo, non una terra di mantenimento, perché questa è oggi la questione, è esattamente questa. Io ieri facevo delle chiacchiere con degli imprenditori, oggi il senso di sfiducia è talmente alto che le imprese si allontanano dalla Sicilia, non vengono, non è colpa, cioè poi alla fine se uno scrive magari oggi c'è il governo Musumeci, uno penserà che diciamo, vabbè, ce l'ha con Musumeci, no, non è questione di Musumeci, è strutturale, ormai da 10 anni i segnali che arrivano dalla Sicilia per le imprese sono segnali negativi, e quindi noi che abbiamo l'autonomia abbiamo anche una grande responsabilità interna nostra che prescinde dal governo nazionale, perché dobbiamo essere prima noi a darci delle regole che possano essere delle regole positive. Ora non è che dico, per carità di Dio, ci mancherebbe altro, che dico che bisogna svendere la Sicilia al primo offerente. Non è che noi siamo, la Sicilia non è una prostituta, con tutto il rispetto per le donne, diciamo, lo uso come metafora. Bisogna fare delle cose. C'è un senso di sfiducia talmente alto che impedisce a... E chi fa investimenti è un coraggioso, come dire, bisogna portarlo a spalla, come si fa con San Vito, San Rocco e tanti altri. Bene, bene, abbiamo cominciato a parlare di questo governo, poi vedremo che cosa combinerà, insomma, di volta in volta con i suoi provvedimenti, con i suoi ministri, quando nascerà. Ringraziamo Nino Amadore, collega del Sole 24 Ore, ringraziamo Giulio Ambrosetti, facciamo in bocca al lupo per il suo blog I Nuovi Vespri. Noi ringraziamo innanzitutto voi lettrici e lettori, che siete in tantissimi, anche l'appena trascorso mese di agosto ci avete confermato la vostra fiducia, neanche voi siete andati in vacanza evidentemente, a noi questo in qualche modo metaforicamente fa piacere, perché siete stati tantissimi a leggerci. Continuateci a scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica barsicilia@elsicilia.it. In realtà questa puntata segna un punto di inizio, perché con la presenza di Nino e Giulio noi inauguriamo anche un nuovo taglio di Bar Sicilia, confrontandoci anche con altri colleghi giornalisti. Finora abbiamo invitato politici, economisti, sindacalisti, nani, ballerine, eccetera. Da oggi inauguriamo il filone dei colleghi giornalisti. Da oggi sono nani. Inauguriamo il filone dei colleghi giornalisti. A noi fa piacere, perché ci confrontiamo con osservatori della realtà come noi siamo, magari da punti di vista differenti, ed è un arricchimento per tutti quanti. Ci vediamo domenica prossima, buona domenica a tutti.